suggerimento di mio fratello Carlo, a cui è dedicato il primo disco, perché noi abbiamo iniziato con Rodolfo Vignardi, Daniele Ferraghi, che è tuttora in formazione, e Francesco Milanolo a suonare in strada. In realtà io avevo iniziato a suonare con Rodolfo da soli e poi abbiamo aggiunto anche Fra e Dani. E quindi c'era questa dimensione della strada, Da Via Rose era un pezzo che io cantavo, non ho mai cantato in pubblico tra l'altro, cantavo a casa mia e stavamo cercando un nome che in qualche modo riprendesse, non so, il cuore del progetto. Mio fratello, mi ricordo che mi scrisse un messaggio e mi fa: perché non la Via Rose? Così, tra l'altro io sono anche molto anglofona, nel senso che parlo tanto in inglese, consumo tanti contenuti in inglese, per cui abbiamo fatto questa mistura francese e inglese. E poi successivamente ho scoperto che la Vion Road è una marca di camper, però Lucilla e la Vion Road, quello credo che come copyright siamo a posto ancora. Hai all'attivo diverse esperienze, soprattutto pezzi inediti. Come nasce il tuo approccio al mondo della musica? Allora, io parto a cantare, cioè se andiamo, una volta c'era il Big Bang, io inizio a cantare a 4 anni più o meno, i miei genitori sono sempre stati molto musicali e da lì poi è nato un interesse. A 14 ho iniziato a studiare canto, poi ho fatto logopedia perché avevo un interesse nel canto, poi ho iniziato a un po' suonicchiare la chitarra, è arrivata la musica in strada. E i pezzi li ho cominciati a scrivere quasi subito. Il primo, Dal Treno, che è quello che parla di Genova, l'ho scritto a 18 anni. Poco dopo che ho preso in mano la chitarra ho imparato i primi accordi. All'inizio molti pezzi erano io che sposto le dita in punti che non so cosa sto facendo, e dico: ah, figo! E vado da lì. Poi adesso c'è stato tutto un percorso un pochino più ragionato, con lezioni. Sono andata per un periodo al CPM, poi c'è stato il Covid, quindi sono dovuta tornare a Genova, ma il CPM di Milano io l'ho frequentato 3-4 mesi addirittura, ho dato persino 2 esami e quindi adesso comunque insegno, l'armonia la conosco poco, però quel che mi basta per scrivere con un pochino più di senso, cercando sempre di rimanere sul... Le cose più belle che scrivo comunque sono sempre poco ragionate, secondo me, cioè poi magari non sono le più belle che scrivo, però dal mio punto di vista c'è tutto un approccio, diciamo, di composizione un pochino più rigida, e poi c'è: faccio questo perché il suono mi piace, non so cosa sto facendo. Sono sempre vissuta nella musica, non saprei, ogni volta che mi fanno questa domanda vanno in crisi, perché so indicare un po' di cose che ho ascoltato nella mia vita. Io ho ascoltato tantissimo Avril Lavigne, che è una roba di cui non mi vergogno, però per anni ho ascoltato Avril Lavigne. Poi avevo un sacco di cassette, ma veramente quando ero adolescente io c'erano i Blue, c'era Cher, mi ricordo questa cassetta Rolling, che mi hanno regalato il Walkman delle Barbie, con Do you believe in love? E quella me la ricordo tantissimo, quindi la base un po' era quella. Poi ho ascoltato Queen, ho iniziato ad ascoltare rock, c'è stato un periodo di Paramore, cioè sono tutte cose completamente diverse da quello che poi scrivo. E poi c'è stata la parte italiana, che penso che sia quella che più ha influenzato alla fine, cantautori come Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, tutta roba che Max Gazzè, tutte cose che ho sempre ascoltato volentieri. Non ho mai capito bene poi quanto, in parte se vuoi anche tantissimo, le colonne sonore della Disney, possiamo dire che mi hanno influenzato, le ho ascoltate tutta la vita, quindi non ti saprei dire. Però ho avuto anche una grossa passione per il musical a un certo punto, sono tutto un grosso calderone, che spesso quando mi fanno questa domanda io poi non lo so, poi tanto la gente sente i pezzi e dice: ah, sembra Carmen Consoli. Io non ho mai ascoltato Carmen Consoli, quindi non ti saprei dire specificamente. Parlando un po' del futuro, quali sono i tuoi progetti? Prima mi hai raccontato che stai lavorando a un nuovo disco, di fatto presentandolo prima live, prima di fare qualunque altro tipo di cosa. Sì, noi abbiamo provato per qualche mese a produrre in casa, cioè fare dei suoni col computer, perché io sentivo delle cose tipo Dua Lipa, sentivo delle cose tipo Sia, e quelle sonorità lì mi interessano molto. E vorrei fare quella roba lì in italiano, però purtroppo non so usare il computer, non so come funzionano i plugin. Ci abbiamo provato un po' col mio batterista, però poi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: ma noi siamo musicisti, cioè suoniamo invece che stare al computer. E quindi io ho detto: va bene, sai che c'è, sono
tanti anni che non suono, anche in strada ho smesso praticamente, avevo voglia di ricominciare a fare dei live con un senso per una volta, e quindi ho detto va bene, li chiamiamo un po' tutti e buttiamo su i pezzi live come li sappiamo fare noi e vediamo cosa succede. Adesso parte al, diciamo, il tour di presentazione dei pezzi nuovi, che in realtà sono ancora in divenire, ce ne ho scritti una decina ma ne sto scrivendo altri, e quelli che abbiamo arrangiato saranno poi quelli che suoneremo adesso con qualche aggiunta del disco vecchio, nella speranza che poi di trovare qualcuno che mi produca, che mi accompagni artisticamente in questa cosa, e se no poi li produrremo noi. L'ultima domanda è, per vederti live, quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, il 6 aprile siamo al Circolino di San Bernardo in Via delle Grazie, 40 Rosso se non ricordo male, e poi ci sono delle date più avanti che sono sicuramente una cosa che mi preme molto, è il 17 maggio siamo al Trinità a Bolzaneto, e poi siamo o il 23 o il 26 ad Esambic, non abbiamo ancora quale delle due date, e poi ci sarà probabilmente un live al Banale i primi di giugno, però poi sono ancora tutte in divenire anche quelle, ci stiamo muovendo per prendere un po' di date in giro.